Se ti chiedo qual è stata la tua moto dei sogni quando avevi 16 anni, sicuramente mi darai una risposta in pochissimi secondi. Tutti abbiamo avuto quella moto che era un sogno da ragazzini, ma per motivi di soldi o per volere dei genitori, o anche entrambe le cose, è rimasta un sogno irrealizzato. Anche io da ragazzino avevo una moto dei sogni, e dopo quasi 20 anni questo sogno è diventato realtà. Ed eccolo qui il mio sogno, Aprilia RS 125 2004, la prima stradale ad entrare nel Beluga Garage. Non so bene quanti chilometri ci farò, perché comunque è parecchio scomoda, soprattutto per il passeggero, ma sono sicuro che questa piccola bombetta a due tempi mi regalerà grandi emozioni. Tutti i miei coetanei sicuramente la conosceranno, anche se ai tempi forse era un po' più di moda, un po' più apprezzata la Kajiva Mito. Io non so perché ho sempre avuto un po' il cuore per l'Aprilia, per l'RS. Ci sono tantissime leggende che parlano di numeri stratosferici come 35 cavalli, 180 all'ora. Non so questi dati quanto siano veri. Visto che si parla comunque di una moto che andrà in strada e visto che la strada è pericolosa, la moto ha solamente 15.000 km, ma come tutte le moto usate, una volta prese vanno sempre controllate. Visto che ora sotto le feste di Natale fa ancora freddo, c'è del ghiaccio, non è il caso di usarla subito e rischiare subito di impacchettarla contro un muro. Ci sono infatti dei piccoli difetti che andrò a sistemare ora, anzi andremo a sistemare ora insieme, per essere effettivamente pronta all'utilizzo su strada. Tra le prime cose che controlleremo abbiamo sicuramente i freni. I dischi sembrano in ottime condizioni, anche la trasmissione sicuramente non è nel suo stato migliore, però per iniziare possiamo anche tenerla così. È un po' venuta lunga la catena. Un'altra cosa che ho notato in fretta è stata la frizione, che ha molto gioco e fa un rumore bruttissimo. Il cavo è completamente sfilacciato, quindi va sostituito, e anche in fretta. Per il freno anteriore siamo a posto sia col disco che con le pastiglie. Volevo controllare il livello del liquido del radiatore, ma non so, cioè dove... tutto coperto qua, non si vede niente. Io sono abituato a moto che sono nude e basta semplicemente buttare un occhio e vedi tutto. Qui mancano le viti che tengono il blocchetto, perché quando l'ho smontato per farla partire unendo i fili, poi arriva il proprietario correndo, quindi non ho fatto in tempo. Qualche piccolissimo difetto estetico, come queste chiazze sul cupolino, e una strisciatina sulla carena di destra. Questo è il motivo per cui ve la faccio sempre vedere dal lato di sinistra. Mamma mia, la strumentazione con le spie, ragazzi, mai avuta nella mia vita in nessuna moto. Segna anche la temperatura dell'acqua. Quella spia rossa ci fa capire che dobbiamo andare a fare un rabocco di olio per il miscelatore, che di fatti è un po' in carenza. Mi fa stranissimo che per fare questi lavori dovrò andare anche a smontare tutta la carenatura, e smontandola poi andremo anche a verificare lo stato della candela, del carburatore. Anche se la moto mi è già stata consegnata a tagliandata, direi che un'occhiatina in più non fa mai male. Quindi direi che vado a recuperare tutto il materiale, vado anche a cambiarmi perché non è l'abbigliamento giusto per farci dei lavori, e poi finalmente andiamo a provarla. Eccoci qua, come vedete qualche novità sia per il garage che per i miei capelli. Direi che ci siamo, parte la manutenzione, via innanzitutto la carenatura. È la prima volta che tolgo una carenatura da una mia moto. Sì, prima di iniziare i lavori servirebbe in realtà il cavalletto per le moto stradali, cavalletto che non mi è ancora arrivato, quindi un bello stocchettino di legno e via, partiamo. Ok, abbiamo solo tolto il serbatoio e c'è un casino allucinante. Soprattutto ho notato che ci sono delle viti svitate, come quelle della batteria. Anche la pipetta non era dentro bene. Ok, visto l'anteprima, forse è meglio che andiamo ad approfondire un pochino di più i controlli. E già che ci sono, a questo punto, tiriamo giù anche il cilindro. Andiamo a vedere un po' lo stato di cilindro e pistone. Meno male che tutte le volte deve essere un lavoretto da niente, poi si smontano i motori. Andiamo avanti, va. Come sempre, quando bisogna fare un pistone bisogna togliere il liquido dal radiatore. E poi continuiamo togliendo batteria, serbatoio recupero fluidi, staffa del telaio,
carburatore e gatto. Ecco, cambiare il pistone è un'operazione molto importante, quindi ci avvarremo di un ingegnere specializzato che è esperto nel gioco con la pallina, ma anche nel fare i pistoni, vero? Confermi? Conferma. Che lavoraccio che stiamo facendo, eh? Via le molle della marmitta e via la marmitta. Mamma mia, se tirano ste molle. Che bestia. Procediamo a togliere il più possibile, quindi il carburatore. Ok, come vedete ho tolto anche la scatola filtro, in modo da avere più accesso per svitare i quattro dadi del cilindro, visto che sono in posizione molto molto imboscata. A proposito di questi dadi, vorrei fare un applauso ai tecnici e agli ingegneri Aprilia che hanno deciso di mettere i dadi dell'11. Ma perché? Ma chi solo usa l'11? Che poi l'unico modo per arrivare qua sotto è una chiave piana, qui, non ho tante alternative. Quindi con la nostra bellissima 11, ok, incastriamo. Non è facile facendo il video, eh? Non è che... Ok, all'incirca, madonna, qua tocco dentro da tutte le parti. E rullo di tamburi, dopo un paio d'ore a svitare i dadi della base del cilindro, un po' di shine là. Ok. Voilà! Allora, so che non è mai correttissimo fare stime senza misurazioni, senza niente, però questo pistone, possiamo dirlo con certezza, è finito. Comunque sì, bello bello untino, quindi bravo miscelatore, stai facendo il tuo dovere, anche se io dei miscelatori non mi fido molto. Il cilindro non ha diciamo danni rilevanti, non ci sono crepe, non ci sono scromate, alla fine vabbè, 15.000 km è anche giusto che ci sia un po' di usura, ma non ci siano danni strani. Ovviamente poi, come vi dicevo prima, la valutazione vera si fa misurando il cilindro, misurando l'ovalizzazione soprattutto del cilindro, che è la cosa che determina di più l'usura. Comunque un'altra cosa che avevo notato subito, ma non avevo voluto dirvi perché andiamo a vederla nello specifico: controlliamo sempre le parti in gomma, il collettore d'aspirazione, perché tendono con il tempo a creparsi, essendo comunque una moto di 20 anni è molto probabile che si formino delle crepe. Qui avevo notato che era stato fatto una riparazione a mio cugino, per fortuna erano screpolature solo superficiali. Ok, eccoci qui con il gruppo termico smontato, cilindro e pistone. Diamo un'occhiatina anche allo stato della candela, IR9ES, spero che sia la sua candela originale. Va bene, bella candela, carburazione sembrava quasi magra all'orecchio, la candela dice buono. Ok, in attesa del pistone andiamo a cambiare il cavo della frizione che è strappato. L'attuatore della frizione è nascosto all'interno del carter, quindi dovremo aprire il carter, quindi dovremo togliere un po' di cosine, tipo il coperchietto del miscelatore. Quando tolgo l'olio motore, oltre a un contenitore graduato, uso sempre anche un colino che, nel caso ci sia qualche pezzo sospetto un po' di grandi dimensioni, lo troviamo subito qui nel filtrino. Sì, è tutto vero, dobbiamo aprire il motore per cambiare il cavo della frizione. Togliamo la leva e il cavo nella parte superiore. Con un movimento che non vi faccio adesso, se no mi sporco le mani e sporco la macchina fotografica, liberiamo il cavetto. Ok, vi ho risparmiato tutta la parte filmata del cambio del cavo della richiusura, perché con le mani unte era un caos. Guai nel cavo nuovo, è tutto risolto. Richiuso il carter, le viti del semicarter sono tutte della stessa lunghezza, quindi non dobbiamo stare a perderci a ricordarci la sequenza. Ora rimettiamogli subito l'olio nel blocco motore. Qui altro ringraziamento ad Aprilia che fa l'oblò di carico completamente orizzontale, comodissimo proprio. Nel prossimo episodio manicotti, pignoni, pistoni, precisioni e qualcosa che non va come dovrebbe.
No!